spero sia comprensibile. Cioè, che rapporto c'è, secondo voi, tra la discriminazione e il desiderio sceno? Nel senso che in Italia spesso, anche mi ricordo il caso Marrazzo, così, no? Ogni tanto si evocano questi scandali in cui quasi sempre dell'identità transessuale si parla anche in termini di una narrazione di desiderio sceno, no? Che sembrano un po' la controparte speculare poi della discriminazione, che fa sì, non so, che ancora dei neofascisti completamente stupidi aggrediscano le trans. Quindi che rapporto c'è secondo voi fra appunto la violenza manifestata pubblicamente e poi però nell'immaginario anche sessuale, l'alta dose di repressione, di desiderio sessuale anche osceno, celato, che però c'è e si vede e esplode in questi casi, ma culturalmente, cioè, non so se mi so spiegare. Parliamo dello sceno. Diciamo che in tutto questo dobbiamo considerare sempre, e io lo faccio, di trovarci in un mondo avverso. Io dico sempre che, parlando di tu ora parlavi del desiderio osceno, parlando di transessualismo di persone trans è come parlare di un eschimese in Amazzonia o di un indios in Groenlandia. Quindi teniamo presente sempre questo, cioè il contesto, perché noi tendiamo sempre a staccare la persona dal contesto. Un'operazione, come dire, che il sistema fa e che la fa bene e gli riesce bene, perché è il modo più semplice per svuotarlo, non è annullarlo. Quindi noi parliamo di contesti avversi, e in questo contesto avverso quello che passa è la retorica, e io torno a ripetere, vetero patriarcale. Il desiderio osceno è quello che i famosi segreti di Pulcinella, quello che tutti e a cui tutti aspiriamo, tutti abbiamo il famoso il non detto, quello del si fa e non si dice, che però appena viene fuori, e poi paradossalmente viviamo in un paese, in un mondo, in una situazione in cui si cerca di farlo venire fuori perché c'è da parlare, c'è da scrivere, da specularci sopra, però poi scatta la morale, anzi il moralismo. Sul caso Marrazzo, si è detto di tutto di più, e quello che è successo in quei due mesi ha avuto dell'assurdo, ma non ha avuto dell'assurdo su quello che si diceva in televisione o su quello che poi succedeva, ha avuto dell'assurdo intanto perché ci sono state delle persone che sono state ammazzate. Detta come va detta, insomma, delle persone che sono state mandate via dall'Italia perché non erano persone desiderate, soggetti, insomma, quindi parliamo di tutti questi risvolti. Ci sono state persone che hanno subito tutti i riflessi di quella storia, e ci sono stati dei riflessi poi anche nei mondi, negli ambienti a noi vicini. In quel periodo c'è stato uno scazzo, un casino con la Ida Domigliani, che scrive sul Manifesto, quindi non è un giornale che sta lontano, capito? È un giornale che prima era della sinistra più o meno extraparlamentare, poi di una certa sinistra radicale, comunque è un organo di stampa letto nei nostri ambienti. E la Ida Domigliani se ne è uscita in televisione dicendo: no, ma questi sono uomini vestiti da donna. Lei è l'Università delle Donne di Milano, quindi è una femminista, e quello che a me ha sconvolto erano queste, no? Di come poi quella cultura retropatriarcale si ripropone attraverso chi? Attraverso la persona, il soggetto a me, che a me dovrebbe essere più vicino, no? E quando questo succede, poi il desiderio, com'era il termine
osceno, come dire, prende tutta un'altra immagine, un altro significato, un altro senso, cioè veramente c'è la deformazione poi del tutto. Se prima, scusatemi se poi i riferimenti sono agli anni 60 e 70, ma come dire, il libro di Fabio mi ci riporta per forza. Se prima il desiderio era, anzi il soggetto desiderante, Renato l'ha citato, il soggetto desiderante era al centro di tutto e quindi tutto quello che, come dire, che avevamo tenuto nascosto per secoli, per millenni, quindi veniva tirato fuori come e diventava un fatto politico e culturale, di cui non vergognarsi, anzi di cui, come dire, essere orgogliosi e fieri. La stessa omosessualità, la stessa transessualità era qualcosa che era stata negata fino a quel momento, e noi la tiravamo fuori come orgoglio, e in quell'orgoglio c'era anche il soggetto desiderante, con tutti i suoi desideri considerati dalla cultura altra oscena. Ora, quello che è successo durante il caso Marrazzo, dico, non mi ha sconvolto più di tanto, ma sconvolto, ecco, che attraverso la voce di una femminista pure storica, come dire, io mi sia sentita dire come un uomo travestito da donna. Cioè, questa è come dire, la perversione dei linguaggi, la perversione poi di una logica che si riproduce in forme strane, perverse. Se posso dire una cosa sul caso Marrazzo, perché è stato veramente una cartina di tornasole per molti aspetti. Ci abbiamo anche un po' cercato di proprio lavorare anche come laboratorio sul maschile, perché secondo me poi uno dei punti appunto osceni di questa vicenda era che non ci fosse in tutta questa ricostruzione mediatica, politica attorno a questo, a questa narrazione di questo episodio. Abbiamo assistito di tutto, a Marrazzo che va in convento, alla lettera di pentimento, a Marrazzo che scrive a distanza di mesi assicurando i suoi referenti politici che lui non ha avuto rapporti omosessuali con questa transessuale. Mi ha fatto proprio pensare che l'impensato e lo sceno in questa storia sia proprio il fatto di pensare che un uomo possa desiderare un corpo di una trans M2F, cioè il fatto di non pensare. E perché lui non è riuscito a rivendicarselo, ed anzi in qualche modo, per cercare forse di tornare in politica o per riabilitarsi all'occhio sociale, in qualche modo ha dovuto ribadire che il suo ruolo sessuale dentro a quel rapporto, quindi è stata la cosa più, veramente il punto più basso, che è speculare alla posizione di chi ha voluto leggere dentro a questa esperienza il fatto che Marrazzo lì cercasse forse, diciamo, una forma di omosessualità, no? Per cui cercava un uomo dentro, cioè il fatto di reinterpretare continuamente il desiderio dentro a delle forme riconducibili in qualche modo, o che devono per forza ricondursi a binarismi di genere o omo-etero, ci impedisce, ma questo non nel caso Marrazzo, nella nostra vita, cioè nelle nostre vite, nelle nostre esperienze, di viverci lo sceno del nostro desiderio, cioè quello che noi desideriamo fare, cioè quello che è il nostro immaginario. Tutta una serie di forme della nostra sessualità che non stanno dentro né l'eterosessualità normativa né dentro l'omosessualità normativa, no? E questo è un aspetto fondamentale di lavoro personale e politico che noi siamo chiamati a fare quotidianamente. Perché è proprio a quel livello che funziona la normalizzazione dei corpi e dei desideri continuamente. La nostra, cioè il fatto che ad esempio Marrazzo, essendo comunque un esponente di sinistra, poteva dirsi no, poteva dire mi piace fare quella roba lì, punto. Che problema c'è?
lo poteva fare. Cioè, paradossalmente sarebbe stato più facile rivendicarsi quell'esperienza che fare tutto quello che ha fatto, no? Il problema è che tutta questa operazione è stata costruita per ricacciare le trans dentro a uno stereotipo, ma come c'è anche un grosso problema del riconoscimento del lavoro sessuale, perché noi dobbiamo anche parlare di questi 9 milioni di clienti delle prostitute donne trans o dei prostituti maschi che ci sono. Interrogherà qualcosa del desiderio maschile questa cosa, no? Perché gli uomini non ne parlano di questa cosa? Perché non riescono allo stesso tempo a rivendicarsi il proprio piacere e allo stesso tempo a riconoscere forme, diciamo, di retribuzione e di riconoscimento sociale al lavoro sessuale, come al lavoro anale, come a tutta una serie di forme del lavoro che sono completamente ricacciate invece nell'emarginazione, nella criminalità, nel controllo del racket, in una dimensione di violenza fortissima, perché poi c'è la violenza che tu ti vivi nella strada, di cui non dovrei essere io a parlare ovviamente, ma su questo abbiamo bisogno veramente di recuperare una, più che recuperare un sapere critico, riuscire individualmente, collettivamente a ripensare il nostro rapporto con le nostre forme di piacere, con i nostri desideri, con i nostri corpi, e riuscire a vivercele, a rivendicarcele pubblicamente. E questo va oltre, questo forse, su questo le persone gay, lesbiche, trans possono essere un paradigma, nel senso che noi siamo stati costretti in parte a farlo, ma l'abbiamo fatto comunque in alcune forme, ribaltando su alcuni piani, ma non su tutti, e comunque rivendicandoci alcune forme del nostro piacere, ma non altre. Quelle che anche oggi sono socialmente accettabili, ma non altre. E questo, secondo me, è una prospettiva politica per tutti noi. Ed è solo questo che può porre fine alla violenza, cioè rivendicarsi pubblicamente i propri immaginari erotici dentro a dei contesti ovviamente di consenso e di parità tra le partecipanti, ma riuscendo a dargli lo statuto e la dignità di quello che sono, cioè a dargli legittimità culturale e sociale. Quindi c'è un grosso lavoro da fare sugli immaginari, c'è un grosso lavoro contro la repressione da fare, c'è un grosso lavoro di rivendicazione di diritti del lavoro sessuale, del lavoro, di tante condizioni che attraversano la nostra vita, e questo secondo me è il, diciamo, lo spostamento che noi possiamo fare per evitare di trovarci di fronte a situazioni in cui il corpo trans sia praticamente strumentalizzato a fini politici, come nel caso Marrazzo, e poi fatto fuori, bruciato. Cioè, noi abbiamo assistito a una vicenda di cui tra l'altro nessuno parla più, perché nessuno sa niente, cioè come se fosse normale che una trans che viene utilizzata, e due tra l'altro, in un meccanismo che è anche a tutta la sua dimensione di complotto, di insomma di lotta intestina eccetera eccetera, spariscono, ma anche da noi, cioè spariscono anche dalla nostra orizzonte di visibilità, perché in fondo ha fatto problema per un attimo, ma ce ne siamo già dimenticati, no? Cioè, non... E come loro, tante altre. Cominciare a... in questo c'è stata un'incapacità generale di affrontare la gravità di quella questione, ma non è un problema, perché si presentano continuamente queste situazioni. Il problema è che noi non sappiamo reagire al livello in cui il potere manipola e strumentalizza e diciamo oblitera completamente i nostri corpi, i nostri desideri. Cominciamo a farlo e magari facciamolo un po' di in forme più articolate e pensate collettivamente.